Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale, sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2020, Black Box, disponibile su Amazon Prime Video. Posso dirvi che il film mi è piaciuto, e mi è piaciuto specialmente per le tematiche di cui parla, come ad esempio la perdita della memoria, il ritrovare se stessi. Questa cosa mi ha intrigato davvero tanto e l'ho trovata davvero molto interessante. Fortunatamente all'interno del film il tutto viene gestito e sviluppato molto bene. Non in maniera ottima o eccezionale, perché secondo me qualcosina potevano approfondirla in maniera decisamente migliore, ma ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Però nel complesso il tutto funziona. Mi hanno convinto le interpretazioni attoriali, le ho trovate davvero molto azzeccate, e oltre questo mi è piaciuta proprio la storia. Mi riferisco specialmente ovviamente al protagonista che appunto deve trovare se stesso, deve ritrovare se stesso per meglio dire, proprio perché ha perso la memoria in seguito a un fatto di cui non voglio parlarvi per non spoilerarvi nulla nemmeno della trama e per lasciarvi scoprire il tutto da soli vedendo questo film che vi consiglio ancora una volta di vedere. Oltre questo ho apprezzato anche gli sviluppi che ha questa storia, che è vero, potrebbero magari non sorprendere tutti, però la coerenza a livello di sceneggiatura si fa sentire, c'è, e questa cosa mi è piaciuta davvero tanto. Quindi, a parte questo, io vi consiglio, ripeto ancora una volta, di vedere questo film perché potrebbe portarvi anche a spunti di riflessione molto importanti, specialmente sulla memoria, come ho detto prima, in particolar modo sulla perdita della memoria per cercare di ricordare appunto cosa si è disposti a fare per riavere indietro la propria vita, in sostanza, la propria memoria. Appunto. Ed è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5, perché secondo me se le merita, merita la visione, ve lo consiglio ancora una volta perché ci tengo a dirlo, a precisarlo, a ripeterlo e a ribadirlo, perché è una delle sorprese più belle di quest'anno, questo film per quanto mi riguarda. Quindi, detto questo, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio soffermarmi sulle tematiche trattate all'interno del film, una su tutte, la perdita della memoria. E questo è un concetto molto interessante perché ti fa capire come il protagonista rivoglia indietro la propria memoria, dato che l'ha persa in seguito a un incidente in cui è morta sua moglie, e quindi lui è rimasto con sua figlia. Anche il rapporto fra il padre e la figlia mi è piaciuto molto, come è stato gestito e sviluppato il tutto nel corso del film. Ma la cosa che secondo me poteva essere approfondita in maniera decisamente migliore è il tema della violenza domestica, specialmente per quanto riguarda l'altro personaggio presente all'interno del film, dato che più avanti nel corso della pellicola scopriremo che in realtà i ricordi del protagonista non sono i suoi, ma sono appunto quelli del figlio della dottoressa a cui il protagonista si affida per riavere indietro la propria memoria. Infatti scopriremo che la dottoressa appunto è il villain del film, per così dire, quindi il cattivo di questo film che appunto ha scoperto il modo per riportare indietro suo figlio e quindi impianta i suoi ricordi all'interno della mente del protagonista per appunto prendere il controllo del suo corpo. Diciamo che è una cosa un po' complicata da spiegare, ma vedendola ve ne renderete conto e spero di essere stato almeno un minimo chiaro. Comunque, alla fine del film vedremo come proprio il figlio della dottoressa capirà che lui è una persona di base violenta, vede anche cosa il protagonista sta perdendo, ovvero la figlia, quindi capisce la differenza fra se stesso e quest'altra persona e decide di mettersi da parte. Questa è una bella cosa, una bella svolta di trama per il finale di questo film che funziona davvero molto bene anche per questo motivo. Però tornando al tema della violenza domestica, mi riferivo proprio appunto al figlio della dottoressa
che appunto è una persona, come vi ho detto prima, violenta, e infatti anche quando c'è questo incontro con sua moglie, lei non vuole farlo entrare proprio perché sa che lui è una persona dalle inclinazioni parecchio violente, e questa cosa poteva essere approfondita un po' di più, secondo me. Sarebbe stato molto più d'effetto se questo tema fosse stato sviscerato ancora di più. Però nel complesso funziona anche questo, è proprio perché già il film è buono di per sé e poteva essere anche ottimo se ci fossero state queste piccole accortezze appunto per quanto riguarda soprattutto questo tema. Però ripeto, il film merita assolutamente la visione, il finale funziona, anche quella scena funziona appunto, e anche quella scena dopo i titoli di coda, secondo me non era necessaria, però ci può stare per magari un eventuale sequel. Vedremo, vedremo un po', perché secondo me non c'è bisogno di un sequel per questo film, però se dovessero decidere di farlo, spero che non rovinino tutto, perché questo film funziona davvero molto bene. E quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!